da vedere, sembra che abbiamo fatto un esame di 10, qui ci sono. Siamo già in diretta. Allora, Sergio, sei sceso di lì per tornare, no? Sì, è stata una brutta cosa, una brutta sensazione tornare dopo aver andato in Serie A con il Cagliari. È stato un bel campionato, abbiamo fatto molto bene. Poi con l'Empoli, peccato che è andato male, perché c'era un bel gruppo, perché si stava bene, mi avevo trovato molto bene con i ragazzi, con tutti. È peccato che siamo andati in Serie B. Bari perché? Bari perché è una bella piazza, perché comunque c'è il calore della gente che mi piace e penso che ho scelto bene. Bari per tornare in Anglia? Certo, certo. Sì. Questa è l'idea. Cioè, noi ci abbiamo visto terzino contro la Fiorentina, un po' ci siamo, diciamo, avevo detto come mai terzino, però tu nasci terzino, no? Ho letto. Sì. Le prime partite come professionista in Colombia ho giocato di terzino sempre. Poi in nazionale mi hanno messo anche mezzocampo, centrocampista. Poi il mister mi conosce tutti e due i ruoli, quindi lui sapeva che lo poteva anche fare. Un bel rapporto con Grosso, no? Sì, l'ho conosciuto appena arrivato alla Juventus. Tu cosa preferisci come ruolo adesso con la tua maturità? Parliamo di maturità. Terzino, centrocampista? No, per me è uguale. Tanto sono a disposizione il mister e quello che lui mi vuole mettere, io sono contento. Ma a terzino farai subito il titolare? No, quello è decisione da lui, non lo so. Cosa porterai della tua esperienza di Empoli? È un po' di gioco di Serie A comunque, che è molto diverso dal di Serie B. E poi la mia qualità, che magari sono un giocatore di corsa, di gamba, che gli piace andare avanti, poi vincere, che è lo più importante. Chi è il colombiano Tejo fuori dal campo? È molto diverso, è un ragazzo molto tranquillo, alegre sempre, gli piace sempre sorridere, musica, tutto. Penso che la vita è una sola, ci devi vivere come una festa. Mi piace tanto Ronaldinho, Messi, questi giocatori qua, Neymar, e poi Cuadrado è un bel giocatore comunque, e lo ammiro, e penso che è un giocatore top di Colombia. Senti, nello spogliatoio del Bari hai portato un po' di musica? Piano piano sto portando un po', sì. Senti, come stanno andando questi primi giorni di ritiro? Vuoi fare un tuo resoconto personale? All'inizio fai sempre fatica, no? Perché sono tutti nuovi, poi non conosce nessuno, però piano piano sto facendo un bel rapporto con tutti, loro mi hanno accolto bene, sono contento e penso che anche loro. Senti, Galano davanti e Tejo, ti sei trovato Galano? Sì, sì, da quando stiamo facendo gli allenamenti tutto, mi ho trovato molto bene, e lui è un bel giocatore e dobbiamo fare vedere più la squadra che l'individuale. Toccate da giocatore brasiliano? Sì, c'è una bella tecnica, sì. Avere la fiducia di Fabio Grosso è un'arma a doppio taglio, perché un po' ti responsabilizza anche, no? Sì, certo, però la devo prendere per bene, perché comunque si sono qua e per rispondere alla squadra, al gruppo, alla società e anche a me stesso. Cosa conosci di Bari? Niente. Combatto lo conosci? Colombatto sì, l'ho conosciuto al Cagliari. Se venisse? Sarà un altro sudamericano in più. Un giocatore diverso, no? Lui sempre l'ho visto un mediano vaso, è un bel giocatore di gamba, anche di molto spirito, di tecnica, un giocatore molto completo. Nenè? Sappiamo che la sua qualità è incredibile, sappiamo che lui tipo di finire una partita di un minuto all'altro. Che numero di maglia sceglieresti per te? Ancora non mi piace l'8. Perché? Perché è il numero che sempre ho scelto sempre.
poi se non c'è magari il 18. Com'è andata la Fiorentina? Bene, bene, penso che per la prima partita che abbiamo fatto è così forte, e mi sento bene, ho visto la squadra bene, ancora stiamo lavorando molto perché c'è un mister nuovo che magari vuole un'altra idea, però siamo per un bel cammino. Il 4-3 è un modulo a te familiare? Sì, sì, certo, e l'ho fatto anche in Colombia, l'ho fatto anche al Cagliari e poi ogni tanto lo facevamo anche a Napoli. Grazie. Grazie.